In questo capolavoro ironico, il pittore spagnolo giustappone mito e realtà. Come una moderna opera d'arte concettuale, Velázquez immagina che l'antico dio Bacco sia giunto sulla terra nella Spagna dell'epoca. Invece dei satiri e delle menadi che lo seguono nelle vecchie storie, Bacco qui è circondato da avvinazzati e straccioni. In questo video stranamente ipnotico, Gilbert e George si siedono e bevono da una bottiglia di gin, ascoltando le note romantiche della musica classica. I due diventano progressivamente ubriachi e i loro movimenti visibilmente più goffi. Si tratta di un brillante uso del video per registrare l'azione in tempo reale. Questa è un'opera ossessionante che mostra due uomini in cerca di estasi e oblio. La fata verde, l'assenzio, è davvero una bevanda demoniaca in questo ritratto della vita nella Parigi bohemienne di quasi 150 anni fa. Degas dipinse la miseria di una donna che contempla il suo veleno verde mentre è seduta a un tavolino del bar. È un'osservazione acuta di un mondo che cambia. Le persone sono sole in città. La donna sembra in una pausa di riflessione prima di rituffarsi nel torpore dell'alcol. Nelle sue foto deliberatamente scioccanti dei russi che vivono ai margini della società, Mikhailov racconta la parte più degradata di una delle culture più famose al mondo proprio per il bere. Derubate agli occhi dell'artista, della prevedibilità e della protezione della vita comunista, queste persone, che erano adulte quando l'Unione Sovietica finì, sono scese in un inferno di vita reale, inondato di vodka. Nel mito antico, Sileno è il grasso, ubriaco e vecchio amico del dio del vino Bacco. In questo maestoso dipinto barocco, è così ubriaco che non riesce a stare dritto. I satiri sostengono volentieri il suo peso, ma il corpo massiccio si accascia in un frenetico mix di sudore, carne e abbandono. Nella mitologia antica e nella maggior parte dell'arte rinascimentale, Bacco è un dio potente, incredibilmente lucido, mentre ubriaca i mortali. Il giovane Michelangelo Buonarroti lo ha visto in modo diverso. Il Bacco che ha scolpito è un'immagine di terrificante follia. I suoi occhi sono persi nel vuoto, la testa ciondola di lato, mentre inizia a perdere il controllo. Ian Steen dipinge se stesso come uno dei grossolani servitori che ci provano con una cameriera in questa scena di vita del XVII secolo. Questo è probabilmente il genere di cosa che avremmo visto nei pub del 1600. A proposito, Ian Steen è l'idiota che solleva la gonna alla cameriera. Le feste in cui scorrevano fiumi di vino erano centrali nell'alta società dell'Atene classica. La vita sociale di questa democrazia pionieristica, dove la filosofia, il dramma e l'arte raggiunsero le vette, fu annaffiata dal vino. Questa coppa dipinta mostra un simposio in cui un ricco giovane si appoggia a guardare una ballerina con un'enorme tazza da bere al suo fianco. L'artista inglese che collabora con i suoi soggetti per creare drammi di vita reale fotografa Teresa e Simus come parte di un progetto sugli alcolizzati di strada a Londra. Era interessata a persone libere dalle loro inibizioni. È la stessa libertà dalla ragione che i pittori barocchi hanno trovato nel mito di Sileno? Teresa e Simus sono moderni sileni? Mostrano la saggezza del bevitore? L'ubriachezza non è mai stata così bella come nella pittura di Tiziano, in questa festa all'aperto, alimentata dal vino. Questi bevitori compiono le loro buffonate con una grazia magica. I ballerini non cadono, la brocca del vino è in equilibrio sulla mano di un uomo. Il vino ha liberato tutti dall'inibizione. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!